Buonasera, buonasera da Onda TG. Costretto a cercare indumenti tra i cassonetti della spazzatura e quanto accaduto ieri a un anziano proprio nella città di Sulmona. Il dramma della nuova povertà dilaga anche nel capoluogo peligno e diventa un allarme sociale. Noi facciamo il punto nel servizio. Che di questi tempi è sempre più difficile arrivare alla fine del mese, ormai risaputo, ma quando per sopravvivere si è costretti a rovistare nei cassonetti della spazzatura, la povertà diventa un allarme sociale. La scena è quella che si ripete ormai in tutte le città italiane. Questa volta siamo a Sulmona. Alle 17:20 del 2 marzo spunta un anziano che in pieno pomeriggio, quando il viavai di gente non è affatto cessato, cerca di recuperare le scarpe o qualche indumento dei cassonetti della spazzatura di via Cornacchiola, nei pressi del campo sportivo Linus. Prima si guarda intorno per agire con discrezione, ma anche quando incrocia lo sguardo dei ragazzi che parcheggiano la tua vettura o dei cittadini che si recano nelle attività commerciali della zona, resta intento nel suo operato. Deve portare via qualcosa. Un episodio che riaccende i riflettori sui poveri che bussano ogni giorno alle porte delle istituzioni, ma soprattutto su quelli che vivono l'indigenza in silenzio. I numeri della povertà in città e sul territorio arrivano dalla Caritas diocesana di Simona Valva, che ogni giorno accoglie circa 30 indigenti per un pasto caldo. La maggior parte degli indigenti che si rivolgono alla mensa Caritas sono italiani, una piccola percentuale è occupata dagli stranieri. Molti sono abituali, solo qualcuno passa per una toccata e fuga. Il trend nazionale si ripercuote così a cascata anche nel territorio peligno. I pasti che la Caritas eroga ogni anno sono all'incirca 10.000. Poi ci sono i poveri che non vengono a chiedere aiuto e quelli nessuno può contarli. Il quadro non è affatto rassicurante. I primi a doversi interrogare sono proprio gli amministratori. Per invertire il trend servono infatti degli interventi concreti. Devo la vita all'ospedale di Sulmona e la storia concreta del sulmonese Stefano Mastrangioli che ha ritrovato il sorriso grazie alla buona sanità. Sentiamo tutto nel servizio. Devo la mia vita al reparto di chirurgia dell'ospedale di Sulmona. A parlare sulmonese Stefano Mastrangioli, che solo qualche giorno fa ha terminato la sua degenza nel nosocomio dell'Annunziata, dove ha recuperato le forze e sorriso. Una storia concreta che conferma come la buona sanità può cambiare in meglio la vita delle persone. Cerca sempre di mettere in rilievo le critiche, le cose che vanno male, gli errori di umani che quindi possono sbagliare. Qualche volta anche parlare di cose a lieto fine fa bene, anche in un periodo in cui stanno cercando di spogliarci di tutti i presidi, come quello ospedaliero. Una delle cose che un normale cittadino deve fare è difendere il proprio presidio. Nell'aprile 2016 all'improvviso cominciai ad avvertire fortissimi dolori alla pancia, racconta Mastrangioli. Trascinato con la forza da mio fratello a pronto soccorso, sono stato subito visitato dal dottor De Santis che dopo accurati esami decise il trasferimento d'urgenza nel reparto di chirurgia. Lì ho avuto modo di poter conoscere la dell'intero reparto, cosa che si è ripetuta nel febbraio 2017, quando sono stato ricoverato per quasi un mese, fa notare sulmonese. Il mio malore era dovuto a un diverticolo perforato quasi sull'orlo della setticemia e quest'anno ho subito l'intervento di ricanalizzazione, prosegue, rimarcando come tutto lo staff del reparto e da 10 e lode dalle addette, alle pulizie che hanno tenuto pulito e profumato l'intero reparto, alle care operatrici sociosanitarie, sempre sorridenti ed efficienti. Ho potuto verificare l'efficienza di tutti gli elementi di un reparto, a partire dalla signora delle pulizie che tutte le mattine, 2 volte al giorno, venivano a ripulirci l'intero reparto, alle OSS, le operatrici sanitarie, scusate, che molto efficienti, molto sorridenti, ti davano sempre una parola di conforto. Gli infermieri e le infermiere, molto professionali, molto professionali. Posso garantire, tiene a precisare, che lo staff medico capitanato da Maurizio Tempesti è di grande livello, conta dell'apporto del dottor Leombruni e del dottor Favoriti, che ha preferito il nostro ospedale a quello di Avezzano, e del nuovo acquisto, la dottoressa Margherita Garramone. Umanamente sarò grato per tutta la vita alla dottoressa Barbara Fascione e al dottor Aldo Russo, che mi hanno operato 2 volte, ai quali devo la vita. Ho notato con quanta passione ed amore, oltre alla bravura indiscussa, fanno il loro lavoro, portandosi a casa le preoccupazioni sullo stato di salute dei propri pazienti, ma Mastrangioli chiosa con un appello. Questo reparto andrebbe potenziato perché ha bisogno di essere potenziato. Queste persone di eccellenza hanno bisogno
di molto materiale per poter lavorare. Io ho potuto vedere in questi giorni alcuni pazienti mandati ad Avezzano o all'Aquila per degli esami che da noi non si possono fare. Mi sembra una cosa un po' assurda. Lezioni negli oratori fino a giugno. Il comune di Sumona chiederà un'altra proroga alla diocesi di Sumona Malva, così torna sotto la lente di ingrandimento il tema della sicurezza sismica nelle scuole. Per il sindaco Anna Maria Casini, nessun nuovo trasloco da aprile fino alla fine dell'anno scolastico. Facciamo il punto del servizio. Che i MUSP per l'istituto Masciangeli arriveranno direttamente per il mese di settembre, lo aveva anticipato Onda TG l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Senimbaldi, ma dal 1 aprile fino alla fine dell'anno scolastico molto probabilmente non ci sarà nessun nuovo trasloco. Il contratto con la diocesi di Sumona Valva, già prorogato di 3 mesi, scade il 31 marzo. Non è escluso che il comune di Sulmona supplichi il vescovo Angelo Spina per un'ulteriore proroga fino a giugno per permettere la conclusione dell'anno scolastico in assoluta serenità, senza il trambusto di un nuovo trasloco. Le famiglie vogliono restare nelle attuali collocazioni, afferma il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, prima di partire per Ovidiu, un viaggio che rientra nel programma del bimillenario. Il primo cittadino lascendente è perciò di voler tirare avanti fino a giugno con gli alunni della scuola dell'infanzia che resterebbero ancora un po' negli oratori. A settembre invece comincerebbe il noleggio dei MUSP per un periodo di 9 mesi, vale a dire tutto l'anno scolastico 2017-2018. Tutto resta ancora da definire. Al momento l'unica certezza è che i moduli per l'istituto Masciangeli arriveranno fra 6 mesi. E ora la politica con le amministrative di Pratola Peligna della prossima primavera. Antonella Di Nino scende in campo con il motto Pratola ai pratolani. L'ex vicepresidente della provincia dell'Aquila si candida a sindaco. Pratola ai pratolani. Con questo slogan Antonella Di Nino presenta la sua candidatura a sindaco di Pratola Peligna. L'ex vicepresidente della provincia dell'Aquila scende in campo con largo anticipo rispetto alle scadenze elettorali per avviare da subito un confronto con i concittadini e con le categorie produttive e professionali allo scopo di elaborare un programma amministrativo condiviso a servizio degli interessi generali della comunità pratolana. Con lo stesso spirito del 2010 che ha distinto la mia esperienza politica amministrativa nella provincia dell'Aquila, accetto questa sfida per correre alla carica di sindaco della mia città e questo mi riempie di orgoglio. Correre per amministrare Pratola Peligna, la mia cittadina, è una delle più grandi soddisfazioni che io possa avere. Ho deciso di scendere in campo nella convinzione di mettere a servizio di Pratola e dei pratolani tutto quello che ho dentro, dalla capacità amministrativa acquisita in questi anni alla capacità professionale, instaurando con la mia comunità un rapporto di sano confronto. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere insieme a tutti gli altri. L'amministrazione di una collettività spesso si risolve in mera esecuzione di atti, invece penso che il confronto debba tornare al centro dell'azione politica e amministrativa. Questa competizione elettorale non è una sfida tra bandiere, per quel che mi riguarda ho deciso di correre con un'unica bandiera possibile, che è la bandiera di Pratola. Preciso che non è in dubbio la mia appartenenza politica, che rivendico con orgoglio. Il centrodestra è la mia casa e quella della mia famiglia. Sono fiera di aver fatto un percorso politico con questa identità. Non ho mai fatto salti della quaglia, non ho mai abbandonato quella bandiera, anche quando era in difficoltà. Ed è per questo che molte persone hanno apprezzato la mia coerenza. Oggi però la partita è diversa, oggi corro con la bandiera di Pratola, con una visione molto aperta, perché sono convinta che in questo momento fare bene non è di destra né di sinistra né dei 5 Stelle. Il bene comune non deve necessariamente avere un colore politico. È chiaro che scendo in campo con l'idea di costruire un'alternativa seria e concreta rispetto all'amministrazione uscente. Lavoriamo con un occhio al presente e proiettato al futuro. Il passato per me viene archiviato. Il mio unico obiettivo è formulare un programma condiviso con la collettività che abbia a cuore solo e soltanto l'interesse di questa città. Io voglio bene a Pratola, la mia famiglia ha una tradizione radicata a Pratola. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto amando Pratola. I pratolani sono un grande popolo, quando si uniscono intorno a una grande idea sanno fare la differenza. Sarà un'appassionante campagna elettorale in un giusto connubio tra il mio incondizionato impegno e quello altrettanto costruttivo dei pratolani. Con questo obiettivo e con questo spirito non solo ci avvieremo a fare un bellissimo viaggio in questi 3 mesi che ci porteranno al voto, ma soprattutto arriveremo ad amministrare questa nostra città con il coraggio delle idee. Con un pizzico d'orgoglio dico che questa è la partita di Pratola, dei pratolani, e quindi Pratola ai pratolani, conclude la Di Nino. Era la pagina del commercio con la sede di Equitalia Sulmonese temporaneamente chiusa. Gli avvocati del foro di Sulmona contro il trasferimento degli uffici. Il Consiglio dell'Ordine prende una posizione sulla vicenda. Sentiamo nei particolari.
Le autorità competenti assumano ogni opportuna e necessaria iniziativa atta a scongiurare il pericolo del trasferimento degli uffici di Equitalia. È il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a prendere posizione sulla vicenda della chiusura temporanea della sede di Equitalia, dopo le verifiche sismiche partite sull'edificio di Palazzo Migliorati. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha già individuato la sede provvisoria nell'ex caserma Pace, presentando la proposta alla direzione regionale di Equitalia. Sono gli avvocati del Foro di Sulmona, nel frattempo, ad alzare la voce, paventando il rischio del trasferimento degli uffici dal capoluogo Peligno a quello regionale. Il Consiglio ha rilevato che tale trasferimento causerebbe enormi disagi ai cittadini dell'intero territorio, costretti a recarsi all'Aquila anche per semplici adempimenti. Inoltre, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che lo stesso trasferimento avverrebbe in un periodo di grande affluenza degli utenti per le scadenze relative alle sanatorie delle posizioni debitorie, considerato che il nostro territorio verrebbe depauperato di un ulteriore importante servizio. Gli avvocati a questo punto invitano le autorità competenti ad assumere ogni opportuna e necessaria iniziativa atta a scongiurare il pericolo del trasferimento degli uffici di Equitalia SPA. Chiamata alle urne per 22.000 elettori del consorzio di bonifica Terno-Sagittario di Prato-Lapeligna, seggi aperti domani dalle 8 alle 21. Dopo numerosi rinvii, il giorno delle elezioni è arrivato. Il giorno tanto atteso per il consorzio di bonifica interno a Terno Sagittario di Prato Lapeligna è arrivato. Domani è giorno delle elezioni consortili che si svolgeranno nei 22 comuni appartenenti al bacino d'utenza dell'ente. Stamane i presidenti di seggio e addetti ai lavori sono stati chiamati a raccolta nella sede di Prato Lapeligna per le ultime raccomandazioni e le istruzioni per l'uso. Seggi aperti domani 5 marzo dalle 8 alle 21, subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio. Circa 22.000 gli elettori chiamati al voto per oltre 20 candidati. Nei giorni scorsi si è fatto da parte Umberto Margiotta, rinunciando alla competizione elettorale, non soddisfatto per l'atteggiamento della politica locale. L'elettorato dovrà scegliere 8 consiglieri che si andranno a sommare ai 3 scelti della regione. Ne manca uno all'appello dopo le dimissioni di Alessandra Vella, assessore del comune di Sulmona. Il presidente uscente Nicola Lucci resterà in carica fino a quando il nuovo consiglio nominerà presidente, vicepresidente e altri 3 membri della deputazione. Sta per finire dunque il conto alla rovescia, troppo lungo dal momento che l'elettorato resta sfiduciato dopo i vari rinvii, l'ultimo dovuto al maltempo, ma quelli precedenti per l'esclusione della candidatura di Telmo Castagna dalle liste elettorali, ora di nuovo in corsa per le elezioni. Le consultazioni di ottobre furono sospese addirittura dal TAR. Il giorno delle elezioni questa volta è arrivato e tiene tutti con il fiato sospeso. E ora la viabilità, la situazione delle strade provinciali, uno slalom infinito sulla strada provinciale 52. Automobilisti residenti della frazione di Torrone sono sul piede di guerra e noi sentiamo tutto nel nostro servizio. Vanno su tutte le furie i residenti della frazione di Torrone per le condizioni della strada provinciale 52 che risulta impraticabile, costringendo gli automobilisti ad eseguire manovre di fortuna pur di evitare le numerose buche presenti sul manto stradale. Proprio ieri sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sulmona dopo un incidente che ha visto protagonista un giovane del posto. A bordo della sua autovettura non si è accorto di una grande buca collocata al centro della strada e l'impatto è stato inevitabile. Se fino a qualche tempo fa gli abitanti del quartiere stavano per organizzare una colletta per riparare la strada a mo' di provocazione, ora sono sul piede di guerra e chiedono alla provincia dell'Aquila un intervento immediato per ripristinare le normali condizioni di viabilità. Sono 10 anni che qui non si vede nessuno e siamo stati abbandonati, tuonano i residenti, stanchi di una situazione che dura da troppo tempo. Lo stato di questa strada SP52 in questa zona? Pessimo. Quali sono i problemi che voi trovate, no, nella viabilità? Buche sull'asfalto, il dissesto e mancanza di asfalto in diversi punti. Gli enti competenti che cosa chiedete? Di ripristinare il prima possibile la viabilità. Sono 10 anni che la strada sta abbandonata, non è stata più asfaltata, quindi piena di buche, con tutti i disagi che ci stanno da qua fino a Sulmona. E queste sono le condizioni, altre condizioni non ci sono, però. Ci vorrebbe un intervento d'urgenza, no? Sì, ma questo prima lo facevano, mo sono, l'ho detto, sono, come ripeto, saranno minimo 10 anni che la provincia è assente. Che condizione si trova? Tutta buca e tutte queste cose. Io la macchina non la porto, però. Quindi. Beh, per gli automobilisti è quasi un'odissea, no? Altre che odissea.
è proprio una cosa, siamo abbandonati da tutti. Le condizioni della strada sono proprio pessime, perché quando si passa con la macchina bisogna stare attenti a prendere le buche. E a volte per evitare queste buche ci sta il rischio che investe qualcuno che va a piedi, perché per evitare le buche... Sulla strada provinciale 52 l'amministrazione provinciale eseguì un sopralluogo un anno e mezzo fa con il presidente Antonio De Crescentis e l'ex consigliera provinciale Roberta Salvati, che si interessò del caso raccogliendo le istanze dei residenti. Poi il silenzio assoluto, tant'è che per gli abitanti della zona la situazione è diventata insopportabile. Tornano a splendere invece le peschiere della villa comunale di Sulmona. Nuovo appello al senso civico del vice sindaco Mariella Iommi. Sentiamo. Tornano a splendere le peschiere della villa comunale di Sulmona dopo gli interventi eseguiti dagli operai del comune in giornata. Sparisce così l'orribile degrado che aveva trasformato le due peschiere in vere e proprie pattumiere, dando scandalo ai turisti che le hanno immortalate con tanto di macchinetta fotografica, ma anche a cittadini e residenti della zona. Il decoro è stato ripristinato con ampia soddisfazione del vice sindaco della città di Sulmona, Mariella Iommi, che torna a battere sul senso civico e sul senso di corresponsabilità dei sulmonesi. Le peschiere sono state di nuovo restituite alla loro bellezza, abbiamone cura tutti insieme, amministratori e cittadini uniti per il bene della città, afferma Iommi, che torna a ribadire l'importanza di trattare Sulmona come la casa di un'intera comunità. Gli interventi di manutenzione seguiti e programmati dal comune hanno un costo oneroso che grava anche sulla collettività, per questo è interesse di noi amministratori, ma anche dei cittadini stessi, mantenere Sulmona come un fiore all'occhiello, chiosa il vice sindaco. Il liceo scientifico di Salò si aggiudica il premio Roberto Cicerone, cerimonia stamane all'Abbazia Celestiniana di Sulmona durante il primo convegno dedicato alla resistenza umanitaria. Noi vediamo tutto nel servizio. Vince il primo premio di 500 euro, medaglia del Presidente della Repubblica, moneta dell'ambasciata americana. Gli studenti del liceo scientifico Enrico Fermi di Salò con le lavorate dal titolo Quando ho aperto gli occhi. È stato assegnato al liceo scientifico Fermi di Salò, in Brescia, il premio nazionale Roberto Cicerone, che riconosce gli elaborati in tema di tutte le forme di resistenza umanitaria e ne perpetua la memoria. Il premio organizzato dall'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza dell'Italia Contemporanea e dall'Associazione Sentiero della Libertà, che tutti gli anni, il 28 aprile, ripercorre la via di fuga dei prigionieri alleati attraverso la Maiella, che permetteva di oltrepassare le linee del fronte della linea Gustav nell'inverno 1943-1944. Il premio al liceo di Salò è stato dato per l'elaborato Quando ho aperto gli occhi e per un video sul naufragio nel mare Egeo del 1943 del piroscafo Oria, che trasportava 4.200 prigionieri italiani catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre. Allora, l'elaborato risponde pienamente alle richieste formulate dal beneficiario, che è ricco di vari spunti di riflessione comunicati in modo organico e conseguenziale. È strutturato su rilievi molto apprezzabili, sicuramente condivisibili ed esemplari. E quel che lo rende originale è la scoperta della vera identità della donna, della nonna Massimilla, protagonista con sua nipote del colloquio toccante e rivelatore di una realtà sorprendente. Roberto Cicerone era un giovane sulmonese che nel 43-44, pur nella certezza di rischiare la propria vita, garantì ogni forma di aiuto a coloro che fuggivano dalla spietata furia nazifascista, superando la linea Gustav per unirsi agli alleati. Il secondo premio è andato alla studentessa Francesca Dedeo del liceo Marconi di Pescara, il terzo a Laura Fiorentino del Savoia, Benincasa di Ancona. Il premio è stato la conclusione del primo convegno sulla resistenza umanitaria non violenta e si è svolto all'Abbazia Celestiniana di Sulmona. Non sono mancati interventi degli storici Carlo Spartaco Capogreco e Costantino Felice sulle definizioni di resistenza umanitaria con il caso singolare dell'Abruzzo, l'aiuto della gente ai prigionieri alleati, la resistenza alle leggi razziali e la protezione degli ebrei, l'aiuto di contadini e pastori agli sbandati nascosti nelle case e nelle campagne, il contributo fondamentale delle donne a quella che viene chiamata la resistenza umanitaria, ma altrettanto efficace di quella armata. I saluti istituzionali sono toccati all'assessore comunale Paolo Santa e alla consigliera Roberta Salvati.
Musica e non solo, nel forum distrettuale organizzato da Rotary Club di Sulmona dedicato al bimillenario della morte di Ovidio. Le interviste. Gli alberi dalle orecchie, cinza la sua chioma cerulea soltanto di quercia e con qualche ghianda che pendeva intorno alle tempie. Quindi, rivolto al dio delle greggi, disse: il giudice è pronto, si cominci. E Pan si mise a suonare la sua rustica zampogna, incantando con il suo canto selvaggio Mida, che per caso gli era accanto. La manifestazione di oggi, organizzata dal Rotary Club Sulmona con la collaborazione del Distretto 2090, vuole celebrare il bimillenario della scomparsa di un cittadino illustre di Sulmona, Ovidio. Il Rotary è sempre vicino nelle attività di servizio alle comunità e in questo caso è importantissimo essere vicino alla comunità di Sulmona, in quanto la cultura, la storia, le tradizioni sono sicuramente un elemento fondante, importante della identità della comunità stessa e anche però dello sviluppo economico della comunità, che è una delle azioni importanti che il Rotary porta avanti in tutte le comunità locali ed internazionali. E proprio in quest'ambito si colloca questa manifestazione di oggi. Noi non possiamo fare altro che ringraziare il nostro governatore che per il sostegno che ci ha dato e che l'organizzazione anche di questo splendido teatro, dove tutto ha funzionato alla perfezione, con illustri oratori che hanno parlato di questo nostro illustre cittadino, per questo evento così importante che ricorre quest'anno, che è quindi il bimillenario della sua morte. E ora parliamo di moda con il jeans con il pallino della Donde Fuller che sbarca in Giappone. Marco Malvestuto. La moda made in Italy dal sapore abruzzese sbarca in Giappone. Donde Fuller, azienda leader nella produzione di jeans, ha infatti deciso di entrare nel mercato nipponico dopo aver raggiunto un accordo con i distributori della catena Double Standard Clothing, presenti in gran parte dell'arcipelago giapponese. È il CEO e cofondatore della Donde Fuller, Mauro Cianti, a spiegare il perché di questa scelta. Il Giappone per noi è un'area di distribuzione. I giapponesi è un popolo molto attento alle mode, un popolo molto fashion, soprattutto molto debole a quello che è il Made in Italy. Il nostro prodotto è un prodotto di qualità fatto in Italia e quindi rientra assolutamente in quelle che sono le loro esigenze, diciamo, di acquisto. Nel corso della Milano Fashion Week dello scorso giugno, la Donde Fuller ha presentato le sue ultime collezioni per la stagione primavera-estate 2017 e proprio in questa occasione è stato organizzato un incontro con i compratori giapponesi che sono rimasti colpiti dalle collezioni proposte. La stagione primavera-estate 2017 vedrà quindi esposti in una trentina di negozi della catena Takashimaya i capi dell'azienda abruzzese. Mauro Cianti non manca di lanciare un monito agli imprenditori italiani. Un appello, uno stimolo a tutti, anche gli altri imprenditori, di fare le cose bene, belle, soprattutto belle, e porle al mondo. Io dico sempre il bello, il buono e il ben fatto, che dovrebbero essere un po' il motore di tutta l'Italia, e invece noi italiani ci perdiamo nel non fare gli italiani e a volte magari arranchiamo, però fuori dall'Italia c'è un mondo che aspetta di vestire italiano, di mangiare italiano, di vivere all'italiana. Un augurio per questa nuova avventura va a questa azienda che porta l'eccellenza abruzzese in giro per il mondo. Cambia la compagine del Panathlon International Club di Sulmona con l'assemblea che ha rinnovato le cariche nei giorni scorsi. È stato eletto presidente Luigi La Civita, non so se abbiamo anche le foto, eccole qui. Quindi Luigi La Civita sarà alla guida dello storico club. Due nuovi innesti del consiglio direttivo, Alessandro Carnevale e Giovanni Giordano, con quest'ultimo che assume le funzioni di responsabile della comunicazione.
operazione. Confermati invece Fernando Ranalli e Armando Di Rocco, con quest'ultimo nella funzione di segretario. Tesoriere è stato eletto Agostino Scocchera, mentre Giovanni Davini e Gabriele Susi sono i due vicepresidenti del club. L'assemblea dei soci, dopo ampio dibattito, ha tracciato linee guida per il biennio 2017-2018, fissato obiettivi specifici, quali quelli finalizzati alle attività formative sui valori dello sport da svolgere come supporto nelle scuole di Sulmona e del comprensorio. Era la pagina sportiva del sabato con il calcio, campionati di eccellenza e di promozione. Vediamo quali sono gli impegni delle squadre peligne. Domenico Berlingeri. Nell'undicesima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza, i nerostellati ospiteranno a Lezioricci il River Chieti 65, in una partita dove entrambe le squadre hanno bisogno di punti importanti per i loro obiettivi. I padroni di casa, ormai al vertice della classifica, con la prima posizione distante solamente 3 punti, visti gli impegni di Martinsicuro e Paterno in trasferta rispettivamente ad Alba Adriatica e Cupello, domani tutto potrà accadere. La giovane squadra ospite, impelagata nella lotta play-out, dovrà fare a meno del suo bomber Davide Antignani squalificato, ma ritroverà dal primo minuto Criscolo. I pratolani partono con i favori del pronostico, ma a questo punto della stagione ogni partita risulta difficile. In promozione, la decima giornata di ritorno proporrà il derby sulmonese o fenaraiano. Gara interessante per la posizione di classifica di entrambe. I raianesi, vittoriosi nel recupero di mercoledì a Palombaro, hanno superato al quarto posto i biancorossi. La squadra di Scandurra proverà a sfruttare il turno casalingo per riconquistare la quarta piazza, ma i rossoblù del presidente Di Bartolo vorranno mantenere il ruolino di marcia, che da inizio anno ha fatto registrare tutti i risultati positivi, tranne contro la capolista Chieti Tore Alex, ma con il primo tempo concluso in parità all'Angelini. Per la Sulmonese Ofena, invece, la marcia positiva si è interrotta lo scorso sabato contro il Castello 2000. La gara è stata affidata al fischietto pugliese Pierpaolo Natilla di Molfetta. La giornata al Pallozzi comincerà la mattina con il baby derby tra i piccoli amici dell'Olimpia Cedas e del Raiano, che scenderanno in campo alle 11 e poi, come avvenuto nel precedente confronto casalingo dei biancorossi contro il Passo Cordone, i bambini alle 15 accompagneranno l'ingresso della Sulmonese Ofena e del Raiano per continuare la giornata di festa all'insegna dello sport. Nel campionato di terza categoria invece l'Ovidiana batte la Ferroviaria per 4-1, si porta a meno 2 dalla vetta. Tre gare in una settimana non spaventano i ragazzi dell'Ovidiana, che dimostrano di avere tanta benzina nelle gambe, centrando il terzo successo di fila della gestione Vujačić. Nell'anticipo del girone A della terza categoria, i biancorossi battono per 4-1 i vecchietti della Ferroviaria Amatori, che hanno tanta esperienza alle spalle, ma alla fine devono cedere l'intera posta in palio ai giovani volenterosi sulmonesi, che sono sempre più proiettati nelle sfere alte della classifica. Ferroviaria falcidiata dalle squalifiche, mentre nell'Ovidiana tra gli appiedati dal giudice sportivo c'è solo Grandis. Passano pochi istanti dal fischio d'inizio di De Kellis di Sulmona, quando Spagnuolo spinge Baccari, che cade a terra in aria. Viene assegnato il calcio di rigore, che trasforma lo stesso Baccari. Al quarto minuto l'Ovidiana raddoppia con Romanelli, che raccoglie un traversone di Pagliaroli e di testa in sacca in rete. Un minuto dopo si vede la Ferroviaria con un tiro di Spagnuolo parato da Imperatore. Alla mezz'ora la squadra di Vujačić cala il tris, Romanelli penetra in aria e conclude, Sciore non trattiene, la palla si deposita in rete per lo 0-3 e per la doppietta del bomber, che sale a quota 19 reti nella classifica marcatori. Al 36esimo la Ferroviaria va vicina al gol con Di Camillo, che dopo una punizione di Spagnuolo di testa colpisce il palo. Nel finale di tempo si vede in due circostanze Pagliaroli, nella ripresa altro legno colpito dalla Ferroviaria, questa volta con Andrea Ventresca da fuori area, sulla ribattuta Lucci anticipa Di Camillo mandando in corner.
al 13esimo, Sciore anticipa Romanelli in area, il 17esimo la Ferroviaria beneficia di un calcio di rigore quando Di Pietro, controllato da Lucci, cade a terra. Più dubbi che certezze sulla decisione di Rekellis, dal dischetto fallisce Spagnolo che manda in out. Il numero 8 della Ferroviaria si fa però perdonare tre minuti dopo con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali per l'1-3. Da qui sino al termine si vede solo l'Ovidiana, si registra un'azione offensiva con il tocco finale di Romanelli che manda la palla in rete, ma Rekellis non si sa cosa abbia fischiato. Alla mezz'ora un tiro di Baccari in aria finisce alle stelle e subito dopo arriva il quarto gol biancorosso per un'autorete di Puglielli dopo una deviazione del portiere su un tiro di Cerpia. Nel finale ci prova anche Alosi con una conclusione di poco a lato. Vittoria importante per l'Ovidiana che, approfittando del pareggio del capestrano con la Rischia per 2-2, si porta a meno 2 dalla prima posizione, mentre la Ferroviaria resta ultima a 10 punti. 3 vittorie su 3, cerchiamo di rimanere sempre nella zona alta per cercare di quantomeno provare a rimanere nella zona playoff. Poi lo sai meglio di me, può succedere di tutto. Importante perché la vittoria, secondo me, perché abbiamo fatto 3 partite in una settimana e a questi livelli non è facile, chi non ci alleniamo come si deve, quindi questa settimana facciamo domenica, lunedì riposo, martedì partiamo, ci abbiamo una bella settimana per lavorare con calma e provare di nuovo a vincere la prossima. Mercoledì 8 marzo ci sarà il potenziamento del segnale della nostra emittente televisiva di Onda TV e per alcuni utenti ricordiamo che sarà necessario eseguire la risintonizzazione dei canali, solo per chi sarà necessario, altrimenti potete sempre restare sul canale 18 del digitale terrestre. In caso di problemi di ricezione bisogna resettare prima il decoder della TV e poi eseguire la risintonizzazione dei canali. Dopo questa informazione di servizio, anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Metti una buona compagnia accompagnata da Sorriso, un salotto sociale dove esercenti e residenti della zona si radunano per commentare i fatti del giorno, il tutto unito a un pizzico di allegria che spazza via tristezza e desolazione. Questa è la ricetta dell'edicolante sulmonese Rolando Resta, che per sfidare la crisi prende per la gola clienti e simpatizzanti. Ogni venerdì la sua edicola diventa un ristorante, non nel vero senso della parola, anche perché non sarebbe possibile. In circa 30 minuti Piazza del Carmine diventa la zona più popolata della città, con una schiera di persone che degusta un piatto particolare preparato non sul posto dai due mori. Questa idea è pensare per associare le persone, vedi, per unirle, certo. Per creare un grande salotto, no, in Piazza del Carmine. Beh, basta pensare alle tragedie, no, questo vuole essere quelle per drammatizzare tutti i problemi di questa città. L'iniziativa non è delle più complicate, ma sicuramente aiuta a infondere un tocco di ottimismo in una città restia ai cambiamenti e alle novità. È tutto, Onda Digi torna lunedì, grazie per essere stati con noi, buon fine settimana e buona domenica.